E oggi parliamo di Citroen, una Citroen particolare, questa qua, il DS. Il DS in una versione rarissima, nella versione cabrio. Di versione cabrio ce ne sono veramente poche. Però voglio ritornare al DS in generale, auto che viene presentata al Salone di Parigi nel 1968, anno particolare, è l'anno un po' della rivoluzione, è l'anno in cui c'è la contestazione, è un anno difficile. Però pensate che la DS è estremamente rivoluzionaria come tecnologia rispetto a tutte le altre vetture. Pensate, viene presentata con 100 novità, tra cui anche il faro che si spostava meccanicamente a destra e a sinistra quando si percorrevano le curve, e non solo, tutta la parte ammortizzante era idraulica. Insomma, una vettura veramente differente, con un disegno particolarissimo, è stata soprannominata lo squalo. A disegnarla, beh, non poteva che non essere un italiano, Flaminio Bertone. Flaminio Bertone ha una storia particolarissima, nato a Varese, si trasferisce dopo un matrimonio fallito in Francia, lavora dentro la Citroën e incomincia a progettare. Lui era un artista, quindi non esisteva il designer, incomincia a disegnare vetture. La prima che disegna è una Traction Avant, che è stata la prima vettura costruita in Europa in catena di montaggio. Poi gli viene chiesto di costruire un'autovettura in grado di poter attraversare un campo arato senza fermarsi, e disegna la Due Cavalli, un ombrello fatto ad auto che attraversava un campo arato. Poi disegna l'AMI e subito dopo disegna questo capolavoro che è la DS. Questa che noi vediamo, ribadisco, è in versione cabrio, che è veramente molto molto rara, una vettura particolarissima, ma lo squalo è stata la vettura di gran parte di tutti i presidenti, cioè di tutti quanti i presidenti dell'epoca francese.